Matteo Branciamore, benvenuto su Spettacolo Mania, come stai? Molto bene, grazie, voi? Bene, molto bene. Intanto, prima di iniziare, complimenti per Enea, tantissimi complimenti, il film di Pietro Castellitto con cui sei andato anche a Venezia, che esperienza è stata? È molto emozionante, sì, molto bella. Adesso siamo qui in Rai a Viale Mazzini per parlare di Eppure cadiamo felici, un titolo che sa di speranza e di ottimismo. Tu sei il professore, ma un professore un po' sui generis, devo dire molto simpatico, ce lo racconti un po'? Sì, il professor Bove, appunto, come dici te, è sui generis, è un insegnante di chimica al liceo, è un uomo, è un perdente, è un po' dilaniato dalla sua vita, ha un matrimonio fallito alle spalle, ha anche dei problemi di alcol, fuma a scuola, quindi è un po' un professore un po' particolare, molto fragile. A cosa ti sei aggrappato? Cosa ci hai messo di tuo? La fragilità che ho, la mia parte depressa, la mia parte che ha comunque delle fragilità, e per tirar fuori un personaggio del genere. Però essere fragili e imperfetti è anche bello, no? È umano? No, assolutamente sì. Siamo tutti un po' fragili e imperfetti, la perfezione non esiste. E questa serie, oltre a questo, che è molto importante, che cosa racconta secondo te? È proprio quello che dicevamo, che in realtà che si può essere felici anche con le proprie fragilità. Prossimi progetti per Matteo? Non ne parlo fin quando non escono o comunque non sto sul set. Ciao Spettacolo Mania, mando un saluto.